Un'altra sconfitta che ci fa ancora di più sprofondare in quella che purtroppo sembra la nostra sorte, ovvero, data la situazione, il Lega Pro. Nella zona di retrocessione, chiaramente, intendo. E addirittura, siccome non ho ancora giocato, guarda che sto facendo il video, a seconda di come andrà la partita della Salernitana, addirittura potremmo ritrovarci non più terzi ultimi, ma addirittura penultimi. Siamo, se non sbaglio, a 3-4 punti dalla zona playout, quindi eventualmente, se magari, non lo so, dovessimo per motivi X un pochino sollevarci e magari dovessimo provare a salvarci, anche la zona playout comincia, se continuiamo ad andare così, ad essere addirittura quasi irraggiungibile, perché anche se sono 3 punti, 3-4 punti, che possano non sembrare tanti, se si va a vedere l'ultima volta che Livorno ha fatto 3 punti, ti rendi conto che sono tantissimi. Insomma, niente, che dire della partita, lasciando questo discorsino iniziale. Si è visto, secondo me, che è stata una partita comunque fatta da due squadre che è giusto che si trovino lì. Perché comunque va detto che, indipendentemente dal fatto che abbia vinto il Vicenza, la partita a livello, diciamo, di tattico, tecnico, quello che pare, non è stata una bella partita, perché comunque tutte le squadre, qualitativamente, mi riferisco, voglio precisarlo e non trovarmi come mi è successo nei precedenti video, allora, magari a discutere. Per quest'anno si vede che non sono quelle grandissime squadre, ecco, è giusto che squadre del genere siano giù e lottino fino alla fine per poter restare nella categoria. E appunto, questa partita, come detto, si è visto. E riguardo al fatto se Livorno è giusto che abbia perso, poteva pareggiare addirittura vincere, credo che forse, anche se il Vicenza secondo me ha giocato un po' meglio, non tanto meglio, però un po' meglio del Livorno, a volerci bene, forse il risultato ideale poteva essere il pareggio, perché comunque Livorno qualche occasione, magari dopo aver preso soprattutto gol, l'ha creata, è pericolosa, e c'è entrato il discorso sfortuna e per due volte, perché anzi una plateale, una non si sa, però almeno per una volta, anzi, mettiamo una volta, c'è stato anche il discorso, come ci è capitato spesso quest'anno, arbitraggio, ovvero di almeno un rigore non dato, soprattutto quello nel secondo tempo, su un colpo di testa, se non sbaglio, di vantaggiato, nel quale il difensore ha messo clamorosamente la mano, però l'arbitro l'ha visto. Quindi diciamo che comunque Livorno qualcosina a livello di occasione ha creato, però a differenza del Vicenza, ed è per questo maggiormente, non solamente, che il Vicenza secondo me ha giocato un po' meglio ed è giusto che abbia meritato la vittoria. Io ripeto, secondo me il risultato ideale era un pareggio, però se si va a vedere anche la concretezza, forse magari un po' più la voglia, l'aggressività di portarsi a casa 3 punti, non va bene, però per quanto visto può andare bene anche la sconfitta, nel senso, è giusta anche la sconfitta, quindi diciamo che per me erano il pareggio e la sconfitta, ecco, i risultati ideali. Di certo non la vittoria, perché sarebbe stata, lo dico, immeritata. Mi sarebbe piaciuta, che cosa, ma sarebbe stata immeritata. Dal punto di vista invece di prestazione, guardando solamente Livorno, ancora una volta la prestazione non bella. Perché, a parte il fatto che per l'ennesima volta, no, non riesce a fare gol, ricordiamoci che, se non sbaglio, l'ultimo gol di Bologna l'ha fatto con Te Cesena di testa, su angolo, se non sbaglio, con Ceccherini, difensore. L'attacco e il centrocampo, soprattutto l'attacco, io non mi ricordo da quanto è che non fa gol. Dal punto di vista prestazione è stata, come ho detto, non bella. Ancora una volta si vede che, soprattutto da parte di alcuni giocatori, sembra veramente che lo facciano esclusivamente per prendere lo stipendio, che di per sé, ok, può essere giusto, però
Ci vorrebbe anche un minimo d'orgoglio, un po' di dignità, un po' di rispetto per tutti quelli che ti permettono comunque di prendere i soldi, nel senso che ti vengano a vedere, indipendentemente dal fatto se siano partite in casa o in trasferta, chiaramente. E niente. Io voglio precisare una cosa. Io sono tuttora dell'idea, per esempio, no? Magari. Cioè, voglio precisare questa cosa qui. Io sono tuttora del parere che, ad esempio, per di Comi, no? È uno che qualitativamente, tecnicamente, quello che mi pare, è parecchio scarso, no? Sia a livello anche di coordinazione, che secondo me è anche scoordinato per come corre e per altre cose. Però io a Comi, nonostante sia un giocatore in prestito. Ultimamente non dico niente, perché già anche l'altra volta e anche in questa partita qua, magari alla fine non conclude niente, anzi addirittura si può metterci tra virgolette, il ridicolo magari per come ha fatto nel primo tempo, che ha tirato un pallone boom così, dato in piccione. Però io credo che sia uno dei pochi in prestito che veramente lotta fino alla fine. E nonostante tutto io apprezzo più un Comi che magari prova, però poi non fa niente, piuttosto di tanti altri giocatori che secondo me le qualità ce l'hanno, ma veramente non hanno voglia, non hanno voglia. E io nonostante chiaramente sia anch'io un bimbetto, perché ho 22 anni, non è che ce ne ho chissà quanti, e magari posso capire, no? Magari a questa età che la cosa, la testa, magari a volte purtroppo prende, diciamo, il sopravvento, no? Magari, non so, la vita sociale, ve la vi pare. Posso capire che magari alcuni giocatori, niente, giocano in Livorno, bla bla bla, nel senso, magari sono, tra virgolette, gasati nell'essere giocatori, però ci vorrebbe anche un minimo di dignità, un po' di rispetto. E purtroppo, secondo me, come ho sempre ribadito in alcuni video, il Livorno è, ultimamente, negli ultimi anni, è stato comunque fondato, no? Su giocatori giovani che secondo me momentaneamente non hanno la testa per poter stare in una piazza del genere, ecco. Perché Livorno comunque si è sempre detto, e poi si dirà sempre, ci vogliono giocatori che comunque devono essere, più che attaccati alla maglia, devono dare il 100% in campo, o addirittura di più. Poi se il risultato non viene, sì, ok, gira le scatole, però non c'è da dire niente. Io, come dico sempre, quando magari parlo con amici, così, o come ho detto già, se non sbaglio, già nei precedenti video, in qualche video, per dire, l'ultima partita che fece Livorno, una delle ultime partite decenti che fece Livorno, che fu quella a Avellino, nella Valle si perse, se non sbaglio, 2-1, lì i giocatori hanno dato il massimo, però il risultato non è venuto. Però io come del resto, addirittura, quando c'era Panucci, lo disse anche lui nelle interviste, non c'è da dire niente, perché più di quello non potevamo fare, e lì. E cioè io come credo tutti, si vorrebbe vedere un Livorno del genere, ovvero che un Livorno lotte fino alla fine. Poi se il risultato non viene, quella di sfortuna, ve ti pare, però almeno i giocatori davanti, noi più di Essien si poteva fare. Il problema è che non fanno vello. E da un discorso l'ho attaccato un altro, però il succo è questo. Fa girare i coglioni vedere i giocatori che giocano così tanto per giocare, tanto per prendersi lo stipendio. E da una parte è giusto, perché alla fine è il tuo lavoro, però ci vuole anche un po' di rispetto, un po' di. Se vuoi anche oscenza, è un parolone, perché alla fine sta parlando di calcio, però si sta parlando comunque sempre di una cosa economica, nella quale comunque una persona ci butta soldi. Ecco. E niente, questo è il discorso che ho attaccato riguardo alla prestazione di alcuni giocatori e basta, c'ho di altro. Il discorso prima e secondo tempo, ma non ve lo dico, eventualmente guardate le lights, perché tanto c'è cioè, a dir poco, perché ve lo dico un pezzettino così, diciamo che la differenza primo e secondo tempo, che Livorno è stato un po' più pericoloso nel secondo, la differenza del primo, a livello di gioco non c'è stato né nel primo né nel secondo tempo, perché appunto in confronto al Vicenza oltretutto era anche più molle. Che Vicenza comunque la squadra che provava a ripartire in contropiede, ha provato a fare qualcosa a differenza tua, che magari in contropiede l'aggressività non ce l'ha nemmeno messa, ecco. E vabbè, contropiede non l'hai fatta, appunto. E niente. Io prima di concludere, no? Voglio fare il classico, il mio pensiero, il mio commento su come andrà a finire la stagione. Io chiaramente, come ho sempre detto e voglio ribadire, se da parte dico sempre le solite cose, però lo voglio dire, fino a che
la matematica non dirà la sua, indipendentemente dal fatto che dovessimo retrocedere, dovessimo salvarci. Io chiaramente ci spero sempre, credo a un parolone, perché veramente il discorso è come è successo tante volte che magari provavi e sembra proprio che il destino ti vada, non ti venga assolutamente incontro. Il discorso è fa queste partite del genere, che non è la prima che fai così male, è da un po' che giochi male. E niente, quindi io chiaramente ci spero sempre, anche se più che si va avanti più che la speranza diminuisce. Detto questo, niente, arriviamo alle conclusioni e cosa devo dire. Ci vediamo al prossimo video e guardiamo un po' cosa accadrà. Via, ciao a tutti.